Perché è un bravo cagnaccio, perché è un bravo cagnaccio. Nessuno lo può negare, tanti auguri. Auguri trenne. Auguri papi, auguri. Mamma mia, ma si sente proprio il clima di festa. Ma quello sono un paio di... spariti gli occhi e la barba. Perché Andre... La capigliatura Andre è rimasta uguale però, eh. Ma voi lo sentite adesso? Andre! Significa che sta facendo cose strane, aspetta che non vorrei spoilerare quello che sta facendo, quindi... No amore, devo darti Poppy, quello che vola! Lui Poppy vorrebbe giocarci ma non riesce a... Pica sta diventando un uomo palloncino! Prendilo! Prendilo! Mamma mia, prendilo al volo, prendilo al volo! Prendilo! Al volo! Mannaggia, ma come prendilo funziona sta cosa? Io lo voglio! Aspetta che te lo sistemo! No, c'ho paura, no, di toccare! Aspetta, ci piace, tieni, tieni! Fermo amore! Vuoi essere felice o triste? È uguale! Piano! Felice, felice! Oh, ah! Felice, felice. Oh, yeah. Esploso sulla testa. Scusa, perfetto, devo stoppare perché devo riguardarlo. Ciao a tutti, ciotolini, benvenuti in questa fantastica... Benvenuti o bentornati? Non lo so, mi ero un attimo incasinato. Vabbè, ben quello che volete voi in questa fantastica festa di compleanno. Auguri! Ma che bello! Aspetta, Andre. Perché per chi non l'avesse notato dal titolo della copertina, è il compleanno... Io c'ho il testone però, eh. Oh, questo c'è, è quello per i cani. Sì. Dobbiamo metterli nel momento in cui festeggiamo la festa. Festeggiamo la festa, bene, pensavo di essere io quello. Ma invece, perché Popoff ha fatto 3 anni, cioè non uno, non due, ma... Papi! 3. Ok, no, però... Stavo facendo i calcoli. Tutto a posto con la testa. Non, vorrei... uno. Non due. Non due. Ma... ah, ne manca uno. È che ho sbagliato a comprarla. Ah, perfetto. Quindi adesso vi faremo vedere come si festeggia il compleanno qui in questa casa. Vieni! Cosa faremo, Pica? Vorrei sapere. Seguiamo il copione, aspetta. Seguiamo il copione, grazie. Far esplodere il palloncino in testa ad Alessio? Fatto. Ok, gonfiare 2 palloncini con l'elio? Fatti. Poi... vabbè, adesso allora. Quindi è finito. Grazie per aver guardato il video. E noi ci vediamo settimana prossima con un proverbio. No, adesso creiamo l'atmosfera da festa. Vedete che sta già cantando praticamente il karaoke di Gogo. Bingo! E ho deciso per l'occasione di fare una torta speciale. Io ho cercato torte per cani più veloci possibili. E quello è il primo risultato. Non ridere. Adesso vi spiegheremo un po' cosa faremo più avanti, grazie. Madre, scusa, mi è scivolato il palloncino. Madre, dove stai andando? Puoi prendere questo palloncino qua per piacere? È scappata, sai come è scappata mia madre? Per me non ci arriva. No, sicuro non ci arriva, è 3 ore che sto saltando e ci prova. Ciao amica, puoi far vedere la tua fantastica composizione che hai esultato dicendo ieri? Ma no, c'è un motivo, perché in pratica ho detto, ho pensato di farla così, poi stesso questa roba qua. E hai detto, questo... scusa? Yeah. Ah, perfetto, yeah. Guarda che bello, sono intelligentissima. Sì. Vuoi dire che il mio cane ti ha fatto la cacca in giro? Yeah, scusa un attimo. Yeah. Yeah. Ok, perfetto. Andre, mi servono dei pezzi di scotch perché in pratica ho questi per fare il fumetto, per far sì che Popoff e Goggo parlino. Ah, bella. Mi serve dello scotch e devo mettergli un messaggio. Bella, bella roba, grazie mille. Mi prendo la telecamera perché qualcuno ha un messaggio per me, vorrei controllare. Sì, pronto? Poppy, cosa mi vuoi dire? Yeah. Ah, hai visto la composizione di pezzi? Sì. Lui lo diceva di yeah. Ma quanto è felice di tenere quel cappellino, Poppy, comunque. Vero? Gogo no. Gli diamo un altro regalo? Un altro? Sì. Ma aspettiamo dopo per i regali. Uno solo. Uno, vabbè, però uno anche a mia mamma, allora. Sì, quello piccolo. Ma che? Ma mamma, ma che? Ma noi abbiamo qua quello buono. Non so se state notando questo clima di festa tremendo che si sente. Sì. Puoi dire uno yeah, ma? Yeah. Perfetto. Buonissimi questi. Mamma mia. Che buoni questi regali. Vado a preparare la festa. E io la torta. Vado a preparare la festa. Wow, ma tu sei proprio in clima. Yeah, yeah. Imbarazzante. Maestro, lei sì, ha istruito, se non sbaglio, una sua allieva. Sì, vi faremo sentire tanti auguri a te. Sarà suonata da Sabrina, quindi è in linea col suo stile vocale, diciamo così. Prego. Perfetto. Io a te tanti auguri, io a te tanti auguri, Popoff, tanti auguri a te, bravo!
Buongiorno maestro, mi diceva che... Se pensavate che le sorprese fossero finite, ne abbiamo un'altra. Questa è una sinfonia. Ma bella come quella di prima? No, più bella, è un'aria. Si intitola Cigolii. Prego, Cigolii, sentiamo. Grazie. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Scusi, quanti anni di studio ci vogliono? Tanti auguri. Tanti auguri. E niente, ha 4 anni oramai. È veramente tanto tempo. A te. Ah, ok. Maestro, se può smetterla, mi fa un favore, grazie. Colgo l'occasione per fare un discorso un attimino serio. Cioè, tagliamo un attimino via dal video perché col codice sconto Farisella culo. No, posso dirlo? Dimmi. Ma sei diventato socio onorario di Pompadour. Senti, io sono socio. Ho pagato la mia tessera una tantum. Come? Intanto guardate lì, già ho corrotto pica. Se ne sta già facendo. Amore, vuoi diventare anche tu socio onorario di Pompadour? Tagliamo il video corto che sta lavorando. Comunque codice sconto Andrea culo e pagate come le stesse cifre normali. Ok. Oh mio Dio, si è sparsa la voce. Questo, c'è un gran party qui. È arrivato pure zio Botte per mangiarsi la torta in realtà. Niente, ho dovuto usare una scatola per attirare la sua attenzione, ma è già scappato. Bobby, ma quanti amici stai chiamando? Scusi, cosa dice la scaletta ora? In questo video? Sì. Fare vedere la torta prima di condirla. Ok, allora, queste sono le fantastiche torte che abbiamo fatto. Abbiamo, non hai fatto niente tu. Esatto. Tu e il Magic Bullet. E questo è lo schifo di carruba che ogni volta insiste a mettere Andre che puzza come lo schifo. Mamma mia, la puzza buona. Come piedi di Andre. Questa è la tua torta, adesso la abbelliamo, eh. Sei pronto? Andre, voglio abbellire io. Wow. Sembra a vederla cioccolato fondente. E invece? Annusarla sembra Andre che non si fa il bidet per una settimana. Ah. Come fai a saperlo? Immagino. Ho i piedi dopo 3 giorni. Quello è già più facile che te le immagini. No, quello lo sento sempre quando viene a casa nostra e toglie le scarpe. Oh, wow. Mamma, ce l'abbiamo un accendino? Diamo fuoco alla torta? Diamo fuoco alla torta! Lucky, vieni a festeggiare! Andiamo, quante persone ci sono? Sono più persone per la festa di Popov che per la mia! Guarda, Poppy! Wow, Poppy! Perfettamente a suo agio, vedo! Oh. Oh. Questo è buono, però! Tanti auguri a te! Tanti auguri! Poppy, devi venire qua! Non cantare, Poppy! Lui sta cantando. Tanti auguri al nostro amico papà. Tanti auguri a te. Auguri. Auguri. C'è anche Gogo. Assaggiamo la torta. Assaggiamo. Lucky, vieni a assaggiare la torta. Dove è Lucky la torta? Anche a lui non è che freghi molto. Amore, c'è un morso? Ma no, guarda. No, amore, dai, per il video, dobbiamo farlo, prendi. Aspetta, vediamo Gino. Ah, per uomini, cioè. Vai. Vabbè, è commestibile, non ti preoccupare. Sì, c'è parte la carruba. No, è commestibile. Raga, è una torta per cani, ma è solo frutta, è banana, mela, io banana, vado, banana, eh. Banana, mela, farina, lievito. Carruba. La parte più buona. Gino, come hai fatto a non vomitare con la carruba? L'ho fatto. Lui voleva fare addirittura due uova. Chi vuole? Ma che buona. Indovinate chi è l'unico schifo di cane che non l'assaggia neanche? Pica. Gino, aspetta, guarda Gino. Comunque volevo dire che solo io e Gino abbiamo avuto il coraggio di assaggiarla. No, non è vero, anche Rosa. Buonissimo. Prego. Buona. Dai, se avete il coraggio. Siete venuti alla festa? Se avete il coraggio. Guarda, non subito. No, perché ti sbaglio. Perché è troppo contestata. Ma come visto? Buona, dai. Allora, per il compleanno tuo, io zio, te la rifaccio. Che un cane. Ma con tanti ingredienti. Oh, è dietetica questa, eh? È dietetica. Buona. Poppy? A Popò piace. Mamma che buona. Ma che buona. Con le zampette da su. Di più no. A lui gli è piaciuta. A Popò piace. Avendo un piccolo problema tecnico con Popò e le scatole, l'aiutante Gogo ci aiuterà ad aprire il suo regalo. Scava, bimbo. Scava, bimbo. Scava. Bravo, qui.
qua. Bravo. Madonna, Coco, se ti vede mia madre che gli rompi la carta. Brava, scava, qua bimbo, qua. Bravo questo cane, che lui aiuta Popò. Vai. Bravo. Qua. Bravo. Ma bravo. Bravo. Grazie. Bravissimo. Mannaggia sta carta regalo, non mi piaceva proprio. Ok, questa scava. Bravo. Ok. Perfetto, bravo. Perfetto. Oddio, che bello. Fido Pupù! Ma che bello! Bellissimo Fido Pupù! Non vede l'ora di giocarci! Adesso ci giochiamo! Fido Pupù! Ma chi ha avuto l'idea di questo fantastico regalo? Corgi, fa la cacca e tu devi raccoglierla! Eccolo! Wow. Apriamo a vedere com'è? È per Bobby, Sì, sì, per Bobby! Non vede l'ora! Ecco! Oh, ma chi è? Bimbo, il mio nuovo cucciolo! Arrivato, ma chi c'è? Ehi! Che bello! Poppy! Muove la coda e caga! Non lo so come funziona, adesso lo scopriremo. Cosa c'è lì? Guarda, oh mio Dio! Ci vuole per stimolarlo! Anche lì, anche là, sì! A me non serve! Che bello questo gioco! Papà, come si gioca? Fammi capire, quindi tu sei l'esperto di questo gioco? Praticamente vince chi raccoglie più pupù. Ah! Non il contrario! Chi ha mangiato questo? Quando scappo. Chi è che l'ha scelto questo gioco? Ricordo. Oh, l'ho anche pagato 30 euro. Ah. Io ho solo guardato e ho detto: sembra Poppy, lei. Bellissimo, dobbiamo comprarlo. Ma quanto è bravo, Pika. Cosa succede con la codina? Beh, ragazzi. Ma la fa? No. Non la prendere con le mani, che è sporca. Bisogna metterne tanta. Vorrei farti i complimenti comunque. Che gioco di Gianni Morandi. Sabri, puoi lasciare stare quel cane, poverino? Senti, a lui piace. Ehi, Sabri. Bimbo, vediamo un po' com'è tu. No, state pronti? Ah. Fa pure. Ma... dobbiamo andare avanti con questo video? Ancora una volta, Andre, per i tuoi iscritti. Ok, grazie. Buon appetito! Anche a voi! Però guarda come viene proprio il tocco. Sì, vabbè, ha un tocco di classe il maestro d'altronde. Poppy, guarda il biglietto che ti ha fatto il tuo amico. Cosa ti ha scritto? Cosa gli ha scritto, Andre? Gli ha scritto: al mio migliore amico auguro un super compleanno speciale come me. Bravo, amore, quando hai imparato a scrivere? Che bravo! E poi aspetta, Andre, non è finito, guarda un po', tieni la camera. No, io non capivo. Guarda un po', io quello c'è scritto. Il suo amico Goggo gli ha regalato anche i Treaties Bites. Ah, li ha scelti lui? Poi altri Treaties Bites al pollo, questi qua sono al salame. Ok, ricarica. Bonny Bites. Mm-hmm. E anche Beef. Okay. Se ti fossi chiesto perché sono aperti, è perché hanno già iniziato a mangiarli. Ah, ok, capisco. Vuoi dirci qualcos'altro per caso? Lui forse vorrebbe assaggiare anche quelli che non abbiamo aperto, giusto? Raccontaci pure qualcosa, Sabri. Sembriamo i vecchietti del Muppet Show, noi due. alla carrucca. Beh, buono. Ma oggi la buono. Festa, La festa oggi. Super festa, mamma mia. Sì, sì. Ciao a tutti, aspetta, grazie per essere... Sì, è proprio quello che stiamo facendo. Non disturbarci. Ma cosa... Ehi! Sabri? Che rumore. Cos'è quel rumore? Compleanno, bellino. Bellino. Non devi venire a urlare, vero? No, tutti i cani odiano sta cosa. Sì, ma anche gli umani, non è che piaccia poco. Chiunque odia sta cosa. Sentiamo. Ma poi perché si tappa il naso? Tanti auguri, Poppy, di buon compleanno, ti voglio tanto. Davanti alla mia faccia come se non contassi nulla. Basta, direi, no? Ti arriva nel cervello, stai attento. A 4000 like faremo un video sui proverbi. Esatto, quindi sfollicciate tutti, noi ci vediamo settimana prossima. Niente proverbi e niente disegni alla creatura, però. Vabbè, ciao.